periodo di emergenza del coronavirus, le tecnologie digitali stanno avendo grande rilevanza. Alcuni di questi strumenti e soluzioni digitali sono disponibili da anni e permettono di accedere in banca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dall'orario di sportello. Il servizio forse più conosciuto riguarda il mondo delle carte, la moneta elettronica. Con una carta del circuito Bancomat e del circuito carte di credito, infatti, è possibile pagare presso qualsiasi negoziante dotato di terminale POS, senza avere con sé del contante. Fra le prime in Italia, le nostre carte possono essere virtualizzate anche su Samsung Pay. Il servizio principe per l'autonomia bancaria però è sicuramente l'in-bank, perché garantisce tutte le operazioni in massima libertà e autonomia. Con l'in-bank infatti è possibile consultare movimenti del proprio conto, fare pagamenti, ricevere documentazioni quali contabili ed estratti conto e molto molto altro ancora. Tutto questo anche in mobilità grazie all'app in-bank. Presto sarà disponibile una collana di video tutorial per spiegare in maniera semplice e immediata le principali operazioni che si possono fare dall'in-bank. I primi video, già disponibili ora su YouTube, sono relativi al pagamento e alla disposizione del bonifico e alla ricarica telefonica, ma presto ce ne saranno degli altri. Sfruttare questo periodo per rendersi autonomi nelle principali operazioni bancarie è un consiglio che mi sento di dare, perché oltre a limitare gli affollamenti per la diffusione del virus, permette di avere e scegliere il momento di fare e risparmiare del tempo che si può utilizzare per altri motivi. Per maggiori informazioni potete contattare le filiali sul territorio oppure consultare il sito internet della Cassa.